Ancora un miracolo sotto lo sguardo trepidante di Ivan Zaitsev, costretto a guardare la sua Civitanova infortunato a bordo campo. Trento, che aveva il match point scudetto, gioca solo un set. Per il resto in campo c'è stata solo la Lube. 3-1 con un attacco intercambiabile. Senza lo zar, il bulgaro Nikolov in parte, poi superlativi Mattia Bottolo e l'MVP, ancora una volta, il cubano Marlo Jant. La bella deciderà lo scudetto. L'importante era vincere, e vincere in casa e... sempre bellissimo con i tifosi che si sostengono e non abbiamo mollato, ci abbiamo recuperato dalla sconfitta a Trento e adesso tocca andare là e giocare ancora più forte, perché loro sicuramente giocheranno più forte in casa loro. Bisogna vincere e bisogna giocare al massimo. Questo finale cos'è per te? Siamo, è stato un anno molto difficile per noi, è una squadra molto giovane, ma sono molto contento di giocarmela in gara 5 contro Trento, che è una buona squadra, diciamo. Come te lo immagini questo mercoledì nell'ultima gara che assegnerà lo scudetto? Me lo immagino molto difficile e sarà bellissimo, molto bello.